Mister, dopo la partita di Capistrello serviva una risposta ed oggi è arrivata soprattutto nel secondo tempo. Sì, sono stato additato di dichiarazioni molto pesanti domenica dopo la partita di Capistrello, però io sì, è stata una bruttissima prestazione da parte della squadra, la squadra che veniva da risultati importanti, da prestazioni importanti, però mi sentivo di dare questo... Di alzare un pochettino la voce, perché purtroppo qui all'Alba Adriatica va tutto bene, perdi, vinci, non dice niente nessuno, un ambiente fin troppo tranquillo dove da un certo punto di vista va bene perché puoi lavorare tranquillamente in serenità, però ripeto, ci sono anche dei momenti dove bisogna stringere un po' tutti insieme, noi un pochettino siamo un po' da questo punto di vista un po' soli, quindi il mio era un po' un lamentarmi per quel motivo qua, volevo dare un po' uno scossone, capito, dopo quella brutta prestazione. Ed effettivamente da parte della squadra oggi c'è stata una grande risposta secondo me, perché la partita non era affatto facile, soprattutto perché loro si sono adattati benissimo a questo tipo di campo, che è un campo dove si può giocare poco, per cui il primo tempo è stato veramente in sofferenza. Devo riconoscere che l'espulsione sicuramente ci ha aiutato, anche se va detto alla stessa maniera, nella stessa misura, poi alcune decisioni arbitrali secondo me sono state sbagliate, soprattutto sul rigore non fiscato al nostro favore nel primo tempo sui Gramellà e sul loro rigore, per cui alla fine ecco, sono state risposte che cercavo, la squadra ha fatto un grandissimo secondo tempo, gli elementi che sono entrati in partita in corso ci hanno dato una grande mano, una grandissima qualità, e lo spirito deve essere questo, insomma. Noi abbiamo 13-14 giocatori, 15, tutti secondo me all'altezza della situazione, sono tutti titolari, per cui chi entra deve fare sempre la sua parte. Oggi è stato così, mi auguro che sia così anche in futuro, perché ripeto, dopo una serie positiva di partite e veramente di prestazioni buone, quella di Capistrello è stata veramente brutta e inspiegabile, però oggi abbiamo ripreso il nostro cammino e... sono un pochettino meno incavolato di domenica scorsa, sono un pochettino più felice, mettiamola così, dai. Mister, avete tenuto bene fino a 5 minuti dalla fine, stavate per fare un'impresa in 10 uomini dal primo tempo. Sì, io ho fatto i complimenti ai ragazzi perché 10 contro 11 dal 20° del primo tempo, su un'espulsione che mi fate la gentilezza, mi fate rivedere, perché sono convinto che il ragazzo mi ha detto che stava in anticipo, è scivolato, dopo è caduto il giocatore loro, quindi non è una chiara occasione da gol, quindi i regolamenti o se li studiano oppure lasciassero perdere. In più mi viene il rammarico perché voglio rivedere anche il secondo gol, perché i ragazzi mi dicono che quando è partita la palla che respinge il portiere stava oltre la linea quello che ha fatto gol. Quindi sono episodi che domenicalmente ci vengono a condannare a noi che siamo una squadra, i ragazzini ogni volta se la prendono con noi per queste decisioni barbare, perché non va bene per niente, perché uno trova una squadra di ragazzini e comincia a fare quello che vuole lui. Allora, personalmente non mi sta bene, ripeto, il ragazzo mio mi ha detto che sull'espulsione stava in avanti, è scivolato, non è una chiara occasione da gol e fatemela rivedere, se poi sbaglio io chiedo scusa. Così come anche il secondo gol lo voglio rivedere, vi chiedo la gentilezza di farmelo rivedere perché i ragazzi mi dicono che stava oltre il giocatore. Ripeto, se poi io sbaglio sono il primo a chiedere scusa, perché qua tanto non è che stiamo facendo la Serie A, non serve la presunzione, non serve altro. In 10 stavamo vincendo una partita 2-1 dal 20° al primo tempo, quindi i ragazzi miei vanno solo fatti i complimenti e basta. Per assurdo io ti dico che noi abbiamo giocato meglio quando siamo rimasti in 10, però 11 contro 11 la partita poteva andare diversamente, potevamo perdere 3-0, 4-0, potevamo vincere 3-0, 4-0, non te lo so dire. Io ti dico che in 10 non abbiamo fatto una brutta gara, i ragazzi hanno risposto bene, così come con la Bagigalupo per l'espulsione, così come domenicalmente ci tolgono un giocatore, i ragazzi rispondono bene.